Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo sesto appuntamento con le soluzioni ICT per la manifattura 4.0 che l'ITEDI, assieme a IP4 FVG, ha deciso di organizzare per provare a mostrare, a proporre delle soluzioni sviluppate da technical provider, da aziende ICT, non solo della regione Friuli Venezia Giulia. Infatti, questa sera abbiamo l'occasione di conoscere un amico che viene da un po' più lontano e dicevo appunto soluzioni che possono essere a disposizione e integrate, implementate all'interno del mondo manifatturiero, in particolare con un taglio specifico per le PMI. Ed è questo l'obiettivo che ci siamo dati. Scusate. Questa sera con noi appunto c'è il CEO di SMS Engineering, Francesco Castagna, che si presenterà tra poco e vi racconterà qualcosa in più di lui e dell'azienda che gestisce. E assieme a me, che guiderà l'incontro di questa sera, Antonio Iuliano, Innovation Manager del Polo Tecnologico di Pordenone. L'ITEDI ormai lo conoscete, sapete il ruolo che abbiamo all'interno del cluster regionale del settore digitale. Ci siamo dati il compito, e la Regione Friuli Venezia Giulia ci ha indicato come ente che ha il compito di animare e gestire il cluster delle aziende ICT con attività di approfondimento, con attività formative e soprattutto attività di networking e possibilità di matching per quelle che sono le soluzioni proposte e la domanda che c'è sempre più crescente sul territorio regionale. Non siamo da soli, ma siamo inseriti all'interno di un partenariato più ampio che comprende 25 partner a livello regionale, tra cui i parchi scientifici, tecnologici, Area Science Park, i consorzi di sviluppo industriale, le Confindustrie regionali. E, il progetto, il partenariato, prende il nome di Industry Platform for FVG ed è sostanzialmente il Digital Innovation Hub della Regione Friuli Venezia Giulia. All'interno di questo cappello, di questo contesto istituzionale, ci siamo dati l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale dell'economia regionale a partire appunto dal settore manifatturiero. E l'incontro di questa sera, come gli altri fatti in precedenza, ci dà modo di fornire intanto delle prime soluzioni. E per fare questo stiamo andando avanti con un'attività di mappatura del settore ICT, l'abbiamo fatta nel corso degli scorsi mesi, continueremo anche per le prossime settimane, e con l'obiettivo di conoscere al meglio quelle che sono le potenzialità e le soluzioni proposte e offerte dalle aziende ICT della regione e appunto, come vediamo stasera, non solo del territorio regionale, ma che hanno interesse a collaborare, a far parte di questo partenariato. E, un ultimo accenno su un'iniziativa di interesse e soprattutto legato anche al tema di questa sera. Questa sera parleremo di intelligenza artificiale per lo sviluppo di chatbot e di assistenti virtuali. Da fine mese, dal 29 giugno per l'esattezza, cominceremo la terza edizione dell'International Summer School sull'intelligenza organizzata da ITEDI, da IP4 FVG e dall'Università degli Studi di Udine, dal Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica. E maggiori dettagli li trovate al sito www.aidlda.it, che sta per Artificial Intelligence from Deep Learning to Data Analytics. Il programma è vario e completo e quindi vi rimando al sito per ulteriori approfondimenti. Caso di richieste e di curiosità siamo a disposizione, io e la collega Emanuele. E arrivati a questo punto, lascerei la parola ad Antonio per presentare il relatore di questa sera e per affrontare e approfondire il tema dei chatbot e degli assistenti virtuali per l'interazione con i clienti. Prego, Antonio. Buonasera a tutti, è veramente un grandissimo piacere essere qui, anche perché a Francesco Castagna, l'ingegnere Castagna, sono legato da antica amicizia. Lui era ancora uno studente imberbe quando io frequentavo il laboratorio di visione artificiale dell'Università di Napoli, e
Pare che fosse più o meno quando Annibale aveva ricevuto la testa di Asdrubale. Penso che quella seconda guerra punica, grosso modo. qualche annetto fa. Esatto. E Francesco anche all'epoca mostrava di essere una persona brillantissima e il successo che ha avuto con SMS Engineering è tutto veramente meritato. Ha nelle sue corde delle cose molto molto interessanti, è sempre sull'edge dell'innovazione e credo sarà veramente molto interessante quello che ci presenterà stasera con chatbot e assistenti virtuali. E quindi con ansia mi appresto anche io a seguire il video che probabilmente fra poco ci invierà. Grazie ancora. Grazie, grazie Francesco, grazie di Teddy, grazie ad Antonio, ingegnere Viviano, visto che mi hai dato l'ingegnere, allora ci chiamiamo per gli aspetti più formali. Troppo buono è l'amicizia di tanti anni che ci lega, che sicuramente non ti fa vedere in modo oggettivo la mia persona, ma va bene così, soprattutto in contesti in cui dobbiamo fare promozione per le nostre attività, diciamo, imprenditoriali legate al mondo dell'innovazione. Allora, come giustamente dicevi tu, io presento rapidamente SMS Engineering, un'azienda che sta sul mercato ormai da oltre 20 anni. Nasciamo a Napoli insieme a un gruppo di amici, diciamo, di colleghi dell'università, che ha l'obiettivo di offrire soluzioni innovative in ambito soprattutto informatico. L'azienda nel corso degli anni chiaramente ha subito una serie di evoluzioni, è cresciuta sostanzialmente, abbiamo avuto chiaramente dovuto affrontare 21 anni di vita, diciamo il 22, a luglio compiremo 22. Diversi momenti difficili, no? Tra cui diciamo sia il periodo delle dot-com nel 2001, Torri Gemelle, Muri Subprime, debiti sovrani. Adesso ci tocca il Covid, quindi ce li stiamo facendo tutti, però abbiamo anche cavalcato poi quella classica ripresa a V che tipicamente c'è quando poi si riemerge da una crisi. Adesso chiaramente è ancora più importante perché quello che stiamo vivendo in questo periodo è qualcosa ovviamente diciamo che molti addirittura si riferiscono da un punto di vista di impatto economico addirittura agli effetti di una guerra mondiale. E sostanzialmente l'azienda in questo momento diciamo, conta circa una quarantina di persone, oltre l'85% sono laureati in ingegneria nel settore informatico. Abbiamo un fatturato con intorno ai 4 milioni di euro. Le stime per quest'anno erano insomma, tra i 4 e i 5. Chiaramente stiamo rivedendo il tutto alla luce diciamo, di quello che questi mesi ha comportato in termini di riduzione di ricavi, perché lavorando con diversi settori, alcuni ci hanno fatto incrementare attività, altri settori invece si sono completamente fermati, come penso al mondo della moda, dell'abbigliamento, eccetera, del fashion, di cui seguiamo alcuni clienti importanti. L'azienda sostanzialmente è strutturata con una sede, un headquarter a Napoli in Campania, poi abbiamo delle sedi a Roma, Milano, Firenze e dal 2009 abbiamo acceso appunto, diciamo, una branch office a Londra dove seguiamo più progetti legati agli aspetti più internazionali. Giusto per citarvene uno, abbiamo presentato un progetto all'ONU, alle Nazioni Unite, che è sulla tracciabilità nel lontano 2010 di essere poi finalisti al Dow Jones Innovation Award, che è uno dei più importanti contest di innovazione che si fanno oggi nel mondo. L'azienda è strutturata per divisioni, per business unit, in particolare ci sono quattro aree in cui noi andiamo a operare, sono certificate tutte le persone che operano nelle singole aree, e una si occupa soprattutto degli aspetti più infrastrutturali, quindi in questo caso offriamo consulenza sistemistica, consulenza nella progettazione, realizzazione e manutenzione di hybrid data center, quindi ci occupiamo di iperconvergenza, abbiamo tutta l'area riguardo a networking e security, che in questo momento, diciamo, appunto per gli effetti anche dell'estensione della catena del valore, quindi dei confini dell'azienda con lo smart working, oltre, diciamo, il perimetro aziendale, sta diventando ancora più importante trattare e gestire gli aspetti di security in quest'ambito. Ed è un'area in cui negli ultimi anni si sono sviluppate in modo molto molto forte anche una serie di soluzioni relative al mondo manifatturiero. Lavoriamo da tanti anni con aziende diciamo, del calibro di Ariston a Fabriano, con Pirelli, Marangoni, una serie di realtà importanti. E abbiamo tutta una serie di applicazioni, data collection, che attraverso una sensoristica IoT ed elaborate attraverso algoritmi di intelligenza artificiale permettono poi di avere uno strato di presentation al board, al management dell'azienda,
le quali prende decisioni tempestive per poter guidare l'azienda, diciamo, in qualunque situazione. A questa area, a questa divisione più infrastrutturale, poi se ne affiancano altre tre, di cui due sono di ambito più applicativo software. In particolare c'è un'area più legata alla parte di business intelligence, alla parte, diciamo, legata ai big data e quindi a tutta la parte di portal e collaboration, la parte di business process management, che chiaramente è focalizzata sullo sviluppo software, però, diciamo, relativamente a tutte le applicazioni che possono essere a supporto del board aziendale e del management. Un'altra applicazione invece è legata più alla parte di catena del valore. Siamo partner storici di Zucchetti come prodotto per le piccole e medie imprese, in particolare la suite ad hoc che si divide in tre prodotti che sono ad hoc Revolution proprio per le aziende più piccole, ad hoc Enterprise, oggi entrambi sostituiti da ad hoc Infinity che è la soluzione di Zucchetti per le medie imprese, scalabile, web-based, completamente riscritta in Java rispetto alle due precedenti che erano client-server e che in particolare poi ci permette in modo modulare di gestire tutte le aree funzionali dell'azienda in modo custom. Noi siamo partner da quasi 20 anni di Zucchetti, per cui, diciamo, disponiamo dei sorgenti, dei case di sviluppo e andiamo, diciamo, a completare quello che offre la suite di Zucchetti per quest'area che abbiamo chiamato Extended Deal, anche con dei dipartimentali nostri, diciamo, che abbiamo sviluppato noi e che lavorano soprattutto in ambito produzione, in ambito logistica. Giusto per fare un esempio, uno dei nostri prodotti di punta si chiama MyWMS, un prodotto per la gestione della logistica conto terzi, e la più importante installazione che abbiamo è stata fatta per il mondo FCA, quindi per Fiat Chrysler Automotive, ed è installata in questo momento interconnessa con SAP del mondo Fiat sugli stabilimenti di Melfi e Cassino, e stiamo facendo il porting per i client, diciamo, ubicati in Serbia. E l'altra invece, ultima, l'area divisionale è quella un po' più disruptive, diciamo così, nel senso che sostanzialmente l'andiamo a fare un'attività di spin-off e di soluzioni più legate alla parte open source, al mondo all'ecosistema dell'innovazione, per cui è quella l'area dove poi generiamo attività come quella di cui parleremo oggi, legate più al mondo dei chatbot, dell'intelligenza artificiale, quindi soluzioni che sono più o meno consolidate per quanto riguarda le grandi aziende, ma che sono ancora tantissimo da poter impiegare, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Questa, diciamo, è un po' rapidamente la struttura organizzativa dell'azienda. Per quanto riguarda gli aspetti di certificazione, siamo certificati naturalmente ISO 9001 con l'ultima release 2015, diciamo, da ormai tantissimi anni. Mi sembra 2002 ci certifichiamo per la prima volta, abbiamo fatto nel 2015 poi l'ultimo update. Siamo certificati ISO 27001 per gli aspetti legati alla parte, diciamo, di security e di information systems. E questa cosa ci è risultata molto utile perché abbiamo rapporti, lavoriamo da un po' di anni, da circa 10 anni nel mondo della difesa, lavoriamo con NATO, abbiamo partecipato alla relocation del data center del comando di Bagnoli di Napoli, che in realtà è il comando per tutto il Mediterraneo e il Mar Nero di NATO, che è stato tutto rispostato in un nuovo sito, diciamo, ubicato a Lago Padre, in provincia di Napoli, dove in questo momento c'è forse il data center più nuovo che è nato a Novera, diciamo, a livello worldwide. E per questo quindi abbiamo tutta una serie di certificazioni, diciamo, legate al mondo militare, vari sistemi, diciamo, di classificazione dell'informazione, per cui la 27001 era assolutamente un sistema di certificazione che è necessario, non solo, diciamo, gradito, diciamo, a questi tipi di soggetti. Però ovviamente alla luce delle cose che stanno accadendo negli ultimi anni nell'ambito della sicurezza informatica, è un qualcosa che ci aiuta pure, diciamo, in importanti commesse su clienti anche del mondo privato che fanno della sensibilità verso il trattamento dei dati e delle informazioni sicuramente una leva importante. Questi sono, affianchiamo poi a questa attività che, come diciamo, in qualche modo ho avuto modo di far capire, che si è basata soprattutto sulla reputation, sul passaparola, sulla best practice e sul caso di referenza che abbiamo poi esteso ad altri clienti nel corso degli anni. Sostanzialmente abbiamo partecipato a una serie di contest nazionali e internazionali, come vi citavo, il Dow Jones Innovation Award, che ci hanno visto protagonista anche da un punto di vista mediatico, che comunque non guasta per promuovere le cose buone che in qualche modo cerchiamo di fare da tanti anni. In particolare, diciamo, abbiamo ricevuto due premi, siamo una delle poche piccole imprese che ha avuto due premi da due presidenti della Repubblica, da Napolitano nel 2008 come azienda di eccellenza del Meridione, ma il fiore all'occhiello poi il premio dei premi per l'innovazione
nel settore, diciamo, delle PMI che ho avuto l'onore, diciamo, di ricevere dal presidente Mattarella al Quirinale nel 2016, di cui vedete la foto. Poi ci sono una serie di premi vari che abbiamo ricevuto, siamo stati finalisti per diversi anni agli European Business Award dal 2011 al 2013, siamo stati premiati da UK Trade Investment, che è l'agenzia governativa del Regno Unito, quello in foto è l'ambasciatore che al Palazzo della Borsa di Milano ci conferì questo premio come market entrant nel 2011, e poi una serie di riconoscimenti in ambito industriale, diciamo, che sicuramente ci hanno fatto piacere. Ok, sostanzialmente, diciamo, l'obiettivo è quello di andare a descrivere cos'è e come funziona un chatbot. In particolare, Francesco, sì, beh, Antonio, dimmi. Permettimi di interromperti un attimo. Come no? Giustissimo che adesso vada al sodo, però volevo ricordare a tutti i partecipanti che hai un altro grande premio indiretto, cioè tu sei installato, visto che siamo in tema informatico, al Polo Tecnologico di Pordenone, e quindi questo è uno dei motivi per cui sei qui stasera. Sei friulano, certo, pure tu. Certo, il nostro accento lo tradisce, il mio e tuo. Certamente, voglio dire che la mia attività è sempre stata abbastanza distribuita lungo la penisola, però devo dire che negli ultimi tempi, anche grazie, diciamo, all'attività a distanza, allo smart home, alle reti, diciamo, che abbiamo potenziato grazie al digitale, hanno fatto sì che potessi poi entrare anche io nel distretto, farne parte, diciamo, è un onore, quindi insomma questa è la prima apparizione pubblica, per cui se si dice che è vero che i primi 7 secondi sono quelli che devono lasciare l'impressione più importante negli interlocutori, speriamo che quest'oretta possa essere di stimolo, diciamo, con la massima umiltà di poter generare valore e poter stimolare qualche interesse poi nel distretto di cui da poco, diciamo, siamo entrati a far parte. Proseguo? Prego, ti lascio la parola, la cosa più interessante, figuriamoci. Ok, quindi dicevo, sostanzialmente il chatbot è una piattaforma multicanale, digitale, in alcuni casi chiaramente vocale, da cui fruibile, diciamo, da tutti i dispositivi, e poi in modalità web, da PC, da tablet, smartphone, eccetera, si può utilizzare con i nuovi strumenti che fanno dell'uso dell'intelligenza artificiale come OK Google, come Alexa, eccetera, ma non bisogna trascurare che questo tipo di sistema, poi lo vedremo con la demo, diciamo, si può utilizzare anche un telefono tradizionale, diciamo, per poter interagire con, che è un altro canale di comunicazione comunque utilizzato in particolare poi da determinate categorie di utenti. Il sistema è sviluppato, diciamo, attraverso un backend, poi lo vedremo, diciamo, che è stato sviluppato da noi, che analizza, raccoglie, analizza e gestisce tutte le conversazioni real time. Questo permette, oltre di poter ottimizzare il tipo di attività, consente anche l'utilizzo di statistiche, la possibilità di controllo umano, di interazione, diciamo, tra la flessibilità che è richiesta un sistema di automazione di processi come il chatbot, che rientra poi nella parte più di front-end dei sistemi di RPA, fino, diciamo, poi alla flessibilità che viene chiesta dal valore aggiunto che può essere lasciata comunque all'interlocutore, un operatore umano. E sostanzialmente, diciamo che possiamo andare a distinguere 3 tipologie di chatbot conversazionali che in qualche modo possono interagire attraverso, diciamo, il linguaggio naturale con un cliente, con un operatore, con un soggetto. Quindi, in particolare, si parte da un livello, anche questo è un modo per poter cercare di convincere le piccole e medie imprese che investire in questi sistemi, nonostante, come al solito, quando si parte, partono soprattutto grandi aziende che hanno fatturati, diciamo, significativi e che hanno la possibilità di investire sia nella fase progettuale che poi in quella di delivery, di maintenance di sistemi del genere. Oggi in realtà, come tutte le tecnologie, via via che raggiungono il picco d'uso e quindi la funzionalità diventa una funzionalità di massa, naturalmente i costi cominciano a scendere, e in questo caso addirittura siamo aiutati dal fatto che abbiamo 3 tipologie sostanzialmente di chatbot. Il più semplice potrebbe essere, anche in questo caso, perché l'imprenditore di una PMI può decidere di investire in modo incrementale, no? Quindi fare un piccolo investimento, misurare il ritorno e poi investire sempre di più via via che si ritrova, perché con quello strumento tecnologico possa essere qualcosa che possa dare una mano importante all'azienda. Quindi si parte dai FAQ chatbot, e quindi in qualche modo le FAQ, che sono sostanzialmente un elenco statico di risposte che tipicamente sono allocate in qualche parte del sito, diciamo,
aziendale possono essere invece gestite direttamente da un sistema del genere, e potete immaginare che questa è la soluzione più a basso costo. Si può passare a un virtual assistant, e quindi sostanzialmente in questo caso abbiamo un'intelligenza superiore che va integrata con i sistemi aziendali, perché uno degli aspetti importanti è l'integrazione con i sistemi aziendali. Posso eseguire delle azioni di base ed avanzate rispetto all'operatore umano che va a sostituire, e posso ovviamente gestire meglio alcuni tipi di processi aziendali. Il massimo, diciamo, il terzo aspetto, diciamo, la massima espressione di questa tipologia di conversational chatbot invece è proprio il virtual agent, che in quel caso vado completamente a sostituire l'operatore umano, e questi ovviamente possono gestire dialoghi anche, diciamo, non destrutturati, e gestire processi e protocolli complessi. È chiaro che questo è l'aspetto, è l'ultimo, diciamo, dei tre, proprio perché anche quello che non solo è anche più complesso, è quello anche, diciamo, che può avere un impatto in termini di costi maggiori. Però, ecco, diciamo, questo excursus velocissimo, insomma, in qualche modo ci fa capire che abbiamo la possibilità anche in questo caso di operare in modo incrementale, sia in termini di investimento di costi che di risorse, per poter portare a casa poi una serie di vantaggi. L'obiettivo ovviamente è quello di assistere clienti alle loro richieste in maniera veloce e facile, ovviamente sia nella fase di pre e vendita, ma anche nella fase, diciamo, di post vendita, quindi nella parte di assistenza. E ovviamente tutto questo può essere fatto H24, può essere fatto con una disponibilità ovviamente totale, visto che in qualche modo parliamo di un sistema automatizzato e non di operatori che devono fare i turni. In base, diciamo, a una serie di salve che è stata in qualche modo, diciamo, lanciata sostanzialmente, da qua vedete alcune statistiche dove si afferma che per l'85% i bot, dopo una prima sessione di training, quindi di setting, diciamo, del sistema, riescono a rispondere all'80% in modo corretto delle domande. E gli utenti di internet affermano che la parte di disponibilità H24 di un sistema del genere è la caratteristica migliore, perché chiaramente ci dà la possibilità di poter interagire in qualunque momento. Si presume che l'85% della relazione con i clienti sarà gestita da questi sistemi nel 2021, o se non sarà il 2021 sarà il 2022, ma comunque stiamo parlando di domani, ma non stiamo parlando, diciamo, di un futuro remoto. E le aziende chiaramente prevedono di investire nei prossimi anni più in chatbot che in un'app, perché chiaramente il fenomeno delle app ormai, diciamo, è già al top della diffusione. L'altro 30% ritiene sostanzialmente che la riduzione dei costi operativi è un altro dei vantaggi che si può portare a casa questi tipi di sistemi. Quindi, Francesco, hai introdotto questa slide, ma te la faccio la domanda in maniera esplicita. Al di là di queste statistiche che ci hai mostrato, e ovviamente immagino che fra poco ci mostrerai il vostro sistema, quello di SMS Engineering, volevo capire quanto pesa l'intelligenza artificiale in tutto ciò, quanto studio avete fatto, quanto questi algoritmi sono presenti, e a tuo avviso, al di là dell'80%, di queste percentuali che hai sciorinato prima, nella tua esperienza reale, qual è veramente il grado di sostituibilità dell'operatore umano, magari se hai delle esperienze in settori differenti? Sì, grazie Antonio. Sì, queste sono le domande che in qualche modo mi hai preparato, diciamo, sostanzialmente, che permettono di approfondire nel poco tempo a disposizione un po' alcuni aspetti. Sicuramente le metodologie di intelligenza artificiale che vengono utilizzate sono le più disparate. Innanzitutto faccio una premessa. Noi da quando siamo nati, quindi da oltre 21 anni, abbiamo rapporti di ricerca con diverse università del territorio, dalla Federico II, l'Università di Salerno, che ha un gruppo di ricercatori, come sai, nell'ambito dell'intelligenza e della visione artificiale, oltre che collaborazioni anche col Politecnico di Milano, per cui utilizziamo sia, diciamo, gli algoritmi di Amazon, quelli di Google, ma anche tutta una serie di tecniche di machine learning che vengono frutto, diciamo, di attività congiunta di ricerca con le università. In questo caso, chiaramente, il chatbot assolutamente è in grado, da un punto di vista di maturità tecnologica, di sostituire l'essere umano, l'operatore, diciamo, che potremmo chiamare l'operatore di customer care 4.0 o di sales inside o pre-sales, diciamo, del quasi al 100%. Diciamo, la tecnologia è matura, si tratta soltanto di calibrare bene il dominio in cui l'operatore deve in qualche modo operare, e il giusto training set per poterlo addestrare nel modo opportuno. Però è vero pure che il grado di sostenibilità non è solo un fattore tecnologico, ma è anche un fattore di tipo etico, quindi non solo informatico. Per cui, diciamo, in alcuni casi sono più questi gli aspetti che devono guidare poi un imprenditore, un manager moderno nella gestione di queste
di queste tecnologie. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi hai fatto rispetto, diciamo, ai settori in cui si va ad operare, abbiamo fatto una serie di applicazioni soprattutto nel mondo dei servizi, in particolare, diciamo, nel mondo delle multi-utilities, quindi perché sono strutture un po' come gli operatori di telecomunicazioni, chi fa energia, chi vende gas, eccetera, che hanno la necessità di interloquire con migliaia, se non milioni di utenti e quindi in qualche modo devono poter interagire con una certa qualità, con un certo tempo di risposta e anche con quella famosa velocità e disponibilità H24 che lo può fare sicuramente. Come sapete, negli ultimi anni si è vissuto un fortissimo utilizzo di personale estero, no? Soprattutto dell'Est Europa, negli operatori di call center, perché era un costo chiaramente da rendere sempre più efficiente ed efficace. In questo caso, sicuramente, tale tipo di sistema può aiutare tantissimo. Ok, queste sono alcune delle feature che un chatbot versatile, diciamo, può portare a casa. Quindi, come abbiamo detto, può automatizzare post sales, vendita, contrattualizzazione, customer engagement, fornire informazioni di vario tipo. E quindi sostanzialmente la roadmap da seguire è quella di identificare bene quale deve essere, diciamo, la tipologia di chatbot che è più specifico e più consono alle proprie esigenze. Definire innanzitutto qual è il perimetro tra le varie funzioni aziendali. Tipicamente si parte in un'area, diciamo, o legata alle vendite o legata all'assistenza, in cui tale tipo di sistema si comincia ad adottare. È importante chiaramente che questo sistema rappresenti l'organizzazione in modo adatto, e quindi anche in questo caso l'aspetto, diciamo, legato alla visione e alla missione aziendale deve comunque essere riportato anche da un operatore tecnologico, nonostante lo sia. Ovviamente, se decidiamo di partire con una chatbot che lavora soprattutto su dei sistemi statici, come può essere quello dell'FAQ e quindi delle FAQ, sostanzialmente è chiaro che deve fare attività semplici, altrimenti non ha senso a quel livello là. E siccome cambia il valore con cui si interagisce con i clienti, cioè c'è bisogno di analizzare bene questo valore aggiunto che viene gestito, diciamo, dall'operatore. La connessione chiaramente del chatbot prende il massimo del valore e porta il massimo del valore all'azienda e all'utente se viene integrato con i sistemi aziendali. Quindi è qualcosa che si può fare integrandolo sia con i sistemi di database, back-end, CRM, eccetera. E può essere utilizzato per rendere anche i servizi più intelligenti, più contestualizzati, per aumentare chiaramente anche l'efficienza del personale. Si può, come abbiamo detto, realizzabile in fasi, con una versione iniziale che ha tutte le caratteristiche minime al fine di raccogliere subito dal mercato i feedback e poterli poi migliorare in modo più adatto al sistema, diciamo, che andiamo a sostituire. Può sostituire, come dicevamo, un operatore di CRM, quindi un operatore che interagisce col mercato. E quindi che cosa può fare un chatbot? Giusto per fare qualche esempio, questo ovviamente è in generale, anche se riveste un po' l'esperienza che abbiamo fatto in ambito multi-utility, quindi permette di può scaricare e poi visualizzare tutti i moduli dell'azienda, diciamo, quindi il cliente automaticamente in proprio può fare questo. Si può verificare il proprio saldo contabile, consultare le fatture, eccetera, controllare le caratteristiche dei servizi prodotti, lo stato di delivery, no? Diciamo di avanzamento, quindi di attivazione di qualcosa che è stato ordinato o lo spedizione di prodotti, ricevere informazioni dall'utenza e automaticamente fare i data entry. Questa è un'altra cosa importante, perché come sappiamo i data entry, diciamo, ridondati possono creare poi dei sistemi che sono poco efficienti, soprattutto i database poi, diciamo, diventano poco efficienti, e segnalare reclami e guasti e aiutare quindi a risolverli in modo molto molto veloce. Infine, si possono gestire chiaramente i servizi con un call center tradizionale, perché la parte, diciamo, vocale permette di interagire l'operatore laddove il chatbot come primo livello non riesce a soddisfare le richieste, e ovviamente attraverso la gestione delle segnalazioni si possono poi modificare i relativi profili. La parte di virtual assistant, abbiamo detto, la parte, diciamo, quella invece più a valore aggiunto, perché in quel caso c'è il linguaggio naturale umano che sostituisce azioni, e quindi qua c'è tutto un mondo che sta esplodendo relativamente a questo tipo di attività. E chiaramente nel nostro caso abbiamo la possibilità di andarla a integrare con i due grossi, diciamo, sistemi, che sono poi Google Assistant o Alexa di Amazon. E come vedete, diciamo, parliamo di assistenti virtuali di call center H24 per 365 giorni all'anno, dove, come vedete nella slide che vi ho mostrato, si ripetono alcune delle cose che vi ho accennato prima, ma sostanzialmente è tutta la gestione che può essere fatta col cliente finale, diciamo.
Questa è un'altra delle tue domande al trabocchetto, giusto? Sì, no, perché immagino che chi è all'ascolto, e li ringrazio ovviamente, si stia chiedendo quanto sia oneroso introdurre un sistema in azienda, per quanto riguarda il training, il setup, l'interazione con gli altri sistemi informativi posseduti dall'azienda. Vorrei che tu dessi una quantificazione, diciamo, di qual è appunto questa fase iniziale in cui occorre fisicamente installare il tutto e anche magari il training degli operatori, stavolta quelli che stanno alle spalle, che devono dominare dal punto di vista informatico tutto quanto. Allora, questa è una domanda interessante perché in realtà riprende un po' quello che ho detto in fase, diciamo, precedentemente, in una slide precedente, perché sostanzialmente noi vogliamo dare poi al cliente che ha tutto questo tipo di soluzioni due vantaggi. Uno, la velocità implementativa e l'altro di avere costi ridotti o quantomeno un rapporto qualità-prezzo che sia soddisfacente rispetto alle esigenze aziendali. Per cui tipicamente l'approccio nostro qual è? Quello di sostanzialmente somministrare una sorta di checklist per acquisire una serie di informazioni che servono per definire un use case, no? Rapidamente. In questo caso andiamo subito a capire qual è il perimetro su cui andiamo a operare, quali sono i sistemi da integrare e quindi quali sono le aree aziendali oppure i sistemi informatici già presenti, possono essere innovativi, possono essere legacy che dobbiamo in qualche modo integrare. Quindi in pochi giorni riusciamo a dare sia il perimetro tecnico della soluzione, riusciamo a dare anche l'effort economico e soprattutto i tempi di implementazione. Poi nella fase attuativa ovviamente l'approccio lo vedremo già un po' più avanti, utilizziamo tutto quello che è legato più al mondo dello sviluppo agile e quindi agile, e quindi sostanzialmente c'è un fortissimo adattamento rispetto a delle esigenze che possono nascere day by day e che naturalmente lo stesso imprenditore o gli stessi manager di funzione che sono addetti a questi tipi di soluzioni magari non hanno potuto prevedere, visto, diciamo, l'incertezza dei rapporti col mercato, eccetera, rapidamente in prima battuta. Giusto per farvi capire quanto la cosa sia poi gestibile in modo scalabile. È giusto una fotografia dell'architettura che utilizziamo. Come vedete, sostanzialmente c'è un unico punto di front-end di contatto con la user experience, quindi con gli utenti, che chiaramente può essere accedibile poi da web piuttosto che da smartphone, abbiamo detto con i sistemi come Google Assistant piuttosto che con Alexa. Tutta questa parte, tutta la parte di front-end che quindi interagisce con i clienti, con i consumatori, che viene poi riportata, diciamo, in una struttura, diciamo, intermedia. Questa struttura intermedia permette poi di disaccoppiare tutto quello che viene a valle, quindi tutti i sistemi aziendali, come vedete sulla destra in basso i vari cilindretti che rappresentano i DB e le applicazioni, diciamo, che sono inside presso l'azienda. Quindi vedete CRM, provisioning, billing, il sistema SAP, giusto per citare un ERP molto molto utilizzato. Tutto questo chiaramente viene gestito con un Enterprise Service Bus che in qualche modo fa da canale comunicativo, diciamo, unico verso il sistema che poi gestisce il front-end, e questo ci dà due vantaggi. Ci dà un vantaggio in termini di gestibilità perché io ho un unico punto, diciamo, architetturale con cui vado a gestire sistemi diversi, quindi mi permette di disaccoppiare la parte di back-end, che tipicamente sono sistemi anche eterogenei che il cliente ha, con la parte di front-end. Ci permette di essere anche scalabili perché posso aggiungere pezzettini di front-end diversi, posso partire col web e poi posso aggiungere gli smartphone. Si parla della possibilità di fare qualcosina con WhatsApp se lo consentirà, rilasciando delle API che permettono di integrarsi in questi sistemi. Potremmo essere pronti a coglierlo proprio perché il sistema è disaccoppiato. E inoltre, non da meno, c'è da considerare l'aspetto legato alla sicurezza informatica, perché chiaramente gestendo tutto in un unico punto di contatto, tutto questo ci facilita poi nella gestione degli aspetti legati anche alla security. Questo è un classico esempio, diciamo, di framework di sviluppo. Chi oggi sviluppa in ambienti incerti, complessi, innovativi, stiamo parlando di uno sviluppo chiaramente iterativo, risegue il classico ciclo di debugging, no? PDCA, in una logica, diciamo, incrementale e migliorativa che poi è stata ripresa, no? Nel mondo della Lean e dell'Agile, quindi anche nel mondo delle startup, no? Dove si va rapidamente con un MVP sul mercato, si vanno a fare delle metriche, a rilevare informazioni e grazie a questi feedback si ottimizza tutto in una logica, diciamo, circolare e iterativa. Questa è un'altra delle tue domande, diciamo, che in qualche modo mi hai anche leggermente anticipato prima, giusto, Antonio? Il tuo ritmo incalzante, no, che è tipico di te, da quando ti conosco, Allora, parli se parlo così. troppo veloce, ditemelo che cerco di. No, per carità, ripeto, non potresti leggere, quindi devi essere per forza preparato, e questo io lo so.
No, ti ringrazio. Tenere presente che chiaramente io faccio la missione delegato, quindi nonostante un excursus da ingegnere tecnico puro, chiaramente oggi vedo le cose, vedo tante soluzioni diverse a un livello chiaramente più strategico, commerciale, di sviluppo business, anche architetturale. Però diciamo ci sono fortunatamente i miei collaboratori, i miei consulenti che da un vista tecnico nel loro spiraglio verticale, ringrazio Dio, ne sanno molto molto più di me, perché oggi senza la focalizzazione, l'expertise in un determinato ambiente poi si va poco avanti. Comunque, sostanzialmente... È proprio all'amministratore che mi rivolgo a questo punto, perché adesso finalmente qualche esempio ce lo farei vedere, ma soprattutto sì, cerchiamo di far comprendere a chi ci sta seguendo quanto possa costare questa installazione o diciamo il passaggio verso questo tipo di applicazione, in maniera che si possa fare anche un rapporto costi-benefici e quindi poter prendere una decisione o comunque vagliare questa opportunità, insomma. Allora, guarda, il costo finale, ma non voglio fare il classico venditore che dice sempre sì a qualunque domanda dall'altro lato fa l'utente, no? Devo dire la cosa con estrema onestà intellettuale. Uno perché è il mio modo di essere, poi tra l'altro diciamo c'è il di te, ci sei tu per lo mezzo, quindi questa cosa è amplificata ancora di più per il rapporto di trust che ci lega. Sostanzialmente per definire cose è naturalmente la classica risposta dell'ingegnere, il famoso dipende, no? Quando diciamo questa cosa se dipende, è chiaro, è così, però quello che posso dire, perché dipende? Dipende perché dipende io cosa vado a integrare. Cioè una cosa che io vado a fare un sistema standalone, una cosa se lo vado a integrare solo col CRM, lo vado a integrare in modo più forte anche con i moduli di amministrazione, finanza e controllo, no? Una cosa se dall'altro lato ci troviamo una S400, ci troviamo Team System, ci troviamo Zucchetti, ci troviamo un Sappani. No, tutto questo chiaramente ha un impatto sulla stima e sarebbe veramente poco corretto oggi andare a dare dei numeri precisi, diciamo. Però quello che vi posso dire con estrema serenità è che con poche migliaia di euro sicuramente si possono creare dei casi d'uso, diciamo, autorevoli con i quali diciamo dare sistemi conversazionali di qualità che sono poi pensati con un'architettura scalabile modulare, e quindi in quel caso poi tutto questo si può poi stimare chiaramente in una logica di effort successivo che può costare poi qualche decina di migliaia di euro, ma può arrivare pure a costare effettivamente cifre molto molto più importanti, si possono ampiamente superare valori di 100-150 mila euro. Però di base con poche migliaia di euro si porta a casa comunque un caso d'uso con il quale già poter andare a fare delle misurazioni. Poi se dopo investire una quota che ha un ordine di grandezza simile a quella del caso d'uso o qualcosa di più significativo, chiaramente resta poi al valore che il cliente finale decide, immagino, di poter portare nella propria azienda, no? Perché deve trovarsi poi con un ROI o ROE che giustifica questo tipo di investimento. Ok. Ultima. Stupiscici, Francesco. Allora, invece più che altro, più che stupirvi, in realtà la cosa carina era potevamo usare un sacco di casi d'uso differenti. L'idea era proprio usare quello classico, diciamo, attraverso il telefono, no? Proprio perché quelli là, se fate una ricerca su Google, trovate un sacchissimo di esperienze basate, diciamo, su chatbot che utilizzano le tecnologie più mature. Invece l'idea era quella di permettere di interagire con un dispositivo classico, legacy, quale può essere un telefono. Quindi l'idea è farvi vedere un phonebot che gestisce la parte inbound e outbound. Come vedete, diciamo, su questa slide a sinistra c'è il front-end, quindi vedete sostanzialmente delle schermate di sistemi, come possono essere smartphone, eccetera. Al centro c'è sostanzialmente la parte di video demo che vedremo. A destra c'è il back-end che poi raccoglie tutte le informazioni che abbiamo detto possono essere utili sia per migliorare l'efficienza operativa, ma anche per dare delle reportistiche al management, diciamo, significative. Allora, io ve lo lancerei questo phonebot in modo tale che capiamo anche con qualcosa di tradizionale in che modo si può fare innovazione senza dover ricorrere all'ultimo modello di sistema, diciamo, visuale con intelligenza artificiale. Allora, lo lancerei sperando che si ascolti bene. Mi sono dimenticato. Non ne ha presa nessuna, solo una.
Solo una. Cosa preso? Ho preso il cardio il 30. Vedi, ha preso il cardio il 30. Deve ancora prendere la tachipirina. Aspetto qui al telefono. Mi dica che ha preso dopo che non ha fatto. Non la trovo. Non riesco a trovarla. L'ho presa. Mi confermo. Grazie Alessandro. Le auguro una buona giornata. Ci sentiamo domani alla stessa ora. Ok. È fermato? Sì. Aspettate, non qua arriva. Allora, la cosa interessante è anche farvi vedere qua, nel caso degli errori, no? Diciamo, visto che ci sono stati due volte diciamo, un errore doppiamente commesso, il sistema in qualche modo è riuscito a raddrizzare. A tal fine ci avevo oggi, diciamo, con me due dei miei validi collaboratori, Antonio e Giuseppe, non so se sono in ascolto, se Francesco, se possono, se gli possiamo, Antonio De Masi, Giuseppe. Buonasera, salve. Ecco. Buonasera, salve. Piacere nostro stare qui con voi. Se ci avete qualcosa di più tecnico da aggiungere a quanto già esposto. Sì, magari, ecco, anzitutto grazie per la parola e di nuovo ripeto, grazie per la possibilità di partecipare a questo webinar assolutamente interessante e molto bello per noi. Ma io qui aggiungerei, Francesco, solo una considerazione. Qui vediamo, abbiamo visto il phonebot, no? Quindi in una logica effettivamente anche di outbound commerciale sul telefono tradizionale, in un caso d'uso molto informativo, abbastanza semplice. L'unica diciamo, cosa che credo valga la pena far notare, che può essere interessante magari rispetto alla platea che ci ascolta, sono diciamo, due piccole cose. Durante la video, non so se ci avete fatto caso, un paio di volte l'operatore di fatto, cioè l'utente che ha risposto al telefono ha sbagliato, quindi il chatbot di fatto nel backend non ha compreso e non aveva soluzione alla domanda o alla frase del cliente. In quel caso, se avrete l'occasione di rivedervi il video, vedrete che di fatto accanto al telefono c'era la chat testuale che scorreva, cioè di fatto il backend registra il testo del vocale con uno speech to text in maniera real time. E se c'è un operatore fisico che monitora quella chat, o la monitora real time, o magari attraverso un trigger di errore del chatbot viene ingaggiato l'operatore fisico può andare a scrivere su quella chat, generando praticamente voce in funzione di quello che scrive. Nella sintesi, il chatbot può essere in qualsiasi momento da un operatore fisico preso sotto il proprio controllo per andare a guidare chiaramente l'interlocuzione con l'utente. Mi sembrava interessante, probabilmente nel video non so quanto si sia colta questa opportunità, e nella parte destra che possiamo osservare, che è il backend, si trova di fatto in una logica di machine learning e quindi proprio di vera intelligenza artificiale, tutta quella che è la statistica delle conversazioni avvenute, delle parole utilizzate, di quelle comprese dal chatbot, di quelle non comprese, al fine di andare a costruire quello che è un po' il training continuo e migliorativo dell'interlocuzione del chatbot, che è la vera finalità, che è un po' quello che anticipavi anche prima, no Francesco? C'è una fase 1 potenzialmente molto snella, in cui si entra con il caso d'uso,
ma che poi nel tempo può essere migliorato grazie proprio al machine learning che abbiamo costruito nel back-end e alle operazioni di training. Io credo che forse si possa anche andare all'altro video, Francesco, quello della slide precedente. Antonio, perdonami. Sì. Facciamo col tempo, giusto con i video, Antonio? Però volevo fare una domanda velocissima al tuo collaboratore, mio omonimo. Hai detto che c'è, ti do del tuo ovviamente, hai detto che c'è la possibilità per un operatore umano ovviamente di monitorare questa cosa e di intervenire. Esatto. Chiaramente, di sicuro, probabilmente l'avrai taciuto, ma di sicuro è un operatore che può avere informazioni su N chat virtuali, corretto? Assolutamente sì, corretto. Quindi c'è un sistema che monitora l'andamento dell'N chat e segnala all'operatore qualche anomalia. Esattamente, la necessità di fatto di prendere in carico la chat e di intervenire. Può essere anche uno o più operatori e chiaramente con una logica di ridistribuzione delle chat da monitorare che il cliente vuole. Quindi nell'accezione di sostituibilità dell'operatore umano, è chiaro che un operatore umano è fondamentale che ci sia ancora, ma i numeri sono assolutamente inferiori. Ridicolamente inferiori rispetto a quelli attuali. Assolutamente. Ti chiedo scusa, era una presentazione. No, domanda interessantissima, grazie Antonio, domanda interessantissima ed è proprio il concetto poi del language learning che accade anche in automatico sulla piattaforma di backend, più passa il tempo e più l'intervento dell'operatore umano diventa meno necessario e quindi anche in una logica di efficienza di costi, dopo veramente non molti giorni di casi d'uso si va effettivamente quasi a sostituire al 100% l'operatore, per capirci. Questa video, se abbiamo il tempo di vederla, in realtà mostra non il caso del phonebot, questa che stiamo vedendo ora in questa slide, ma è proprio del chatbot tradizionale, unito, giusto per darvi un po' più di valore aggiunto funzionale, al virtual assistant. Quindi vedremo sia lo scorrimento testuale della chat che il virtual assistant, cioè l'ok Google con cui si va a parlare, di interloquire come cliente finale, dall'altra parte si riceve risposta. Se c'è tempo dura sì, assolutamente io direi che possiamo prenderci alcuni minuti per vedere il video e nel frattempo ricordo ai partecipanti che se ci sono curiosità, domande da porre ai relatori lo possono fare scrivendo in chat oppure chiedendo la parola al termine degli interventi, però accettiamo le risposte in chat e poi le raccogliamo e le poniamo ai relatori. Prego Francesco. Va bene, allora proviamo. Va bene, ti apro subito la versione di prova di MyDemoBot. Buongiorno Francesco, grazie per avermi contattato. Posso aiutarti nelle tue richieste di assistenza, ricercare documenti utili, gestire le tue utenze. Ti suggerisco di interagire con me chiedendo un'informazione per volta e utilizzando frasi brevi. Vuoi procedere? Sì. Accedi alle nostre aree, scegliendo una delle nostre sezioni. Chiedi informazioni utili per gas, luce e teleriscaldamento, accedi alla modulistica, oppure naviga nei menu della tua area personale. Ho bisogno di informazioni. Formula la tua richiesta, digitando le parole di interesse. Digitare indietro per ritornare al menu principale. Come posso rateizzare la bolletta luce? I clienti possono richiedere di pagare la bolletta a rate quando la bolletta che contiene un ricalcolo per consumi effettivi supera del 150% l'addebito medio delle bollette su consumi stimati ricevute dopo la precedente bolletta che conteneva un ricalcolo. Se hai altre richieste, procedi. Cosa succede se pago in ritardo?
In caso pagamento effettuato dopo la scadenza indicata in bolletta, è prevista l'applicazione degli interessi di mora per i giorni di ritardo a un tasso pari al tasso di riferimento TUR fissato dalla Banca Centrale Europea, BCE, aumentato del 3,5%. Se il cliente è un buon pagatore, cioè ha sempre pagato le bollette entro la scadenza nell'ultimo biennio, per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale. Indietro. Accedi alle nostre aree scegliendo una delle nostre sezioni. Chiedi informazioni utili per gas, luce e teleriscaldamento, documenti. Accedi alla modulistica, oppure accedi all'area documenti, chiedendo il documento che ti serve, esempio documento sui LED. Informazioni sullo smaltimento dei LED. Stai cercando il documento istruzioni per lo smaltimento dei LED. Lo puoi scaricare cliccando sull'icona visualizzata, oppure dicendo invia ti sarà inviato sulla tua mail personale. Indietro. Accedi alle nostre aree scegliendo una delle nostre sezioni. Chiedi informazioni utili per gas, luce e teleriscaldamento. Accedi alla servizi. Modulistica, oppure naviga nei menu. Accedi ai tuoi servizi. Posso aiutarti nella gestione delle fatture, eseguire una voltura o effettuare un'autolettura. Dimmi come posso aiutarti. Mi fai vedere l'ultima fattura? Le tue fatture risultano regolarmente pagate. Ti abbiamo inviato copia dell'ultima fattura via email. L'ultima fattura emessa è la numero 988.882 del 25 aprile 2020 dell'importo di 145 euro. Penso che ci siamo. Sì, sì, ci siamo. Faccio giusto brevissime note. Chiaramente avete visto un'interlocuzione tutta vocale, ma per darvi l'esperienza anche del virtual assistant. Chiaramente poteva avvenire completamente testuale. Come avete visto, chiaramente la voce generava del testo in alto. Lì avrei potuto scrivere del testo, tipo vai indietro, ritorna al menu principale. Insomma, chiaramente poi... dal punto di vista del linguaggio naturale, l'algoritmo di intelligenza artificiale consente proprio di dare questa interazione molto basata sul linguaggio di casa, molto friendly, piuttosto che l'utente avrebbe avuto l'opportunità anche di utilizzarlo magari da un cellulare, da un tablet a pulsantiera. Quindi si ha sia l'opportunità di avere interlocuzione vocale, sia testuale via chat come se stessi su WhatsApp, piuttosto che simulare quasi la logica dell'app, quindi a pulsantiera. Vedete le immagini, infatti a destra, quei pulsanti di fatto possono determinare, anziché dire sì, premo magari il pulsante sì, anziché dire fammi vedere l'ultima fattura, premo sul pulsante fattura. Cioè la modalità di interazione che l'utente può utilizzare è quella a lui assolutamente più comoda. Anche qui a destra vedete alcune schermate del backend che di fatto sta tracciando real time tutte le chat, e qui vedete tre principali schermate. In fondo la lista degli operatori, quindi quali sono gli operatori che ho in monitoraggio delle chat che stanno avvenendo, a cui ho dato le credenziali per accedere e che sono attivi in quel momento. Quindi magari da amministratore voglio anche vedere se ho delle mie persone che si sono loggate e stanno monitorando o sono lì disponibili a prendere in carico, scusate, una chat dove necessario. Al centro vedete la lista degli utenti, tutti i clienti che stanno chattando vengono chiaramente, rispetto al nome e cognome che hanno utilizzato, registrati, e posso andare a scorrermi in maniera asincrona tutte le chat che hanno avuto nel tempo. Quindi c'è la lista chat, posso andarle a monitorare anche a ritroso se voglio, se non lo voglio fare real time, magari una volta al giorno voglio andarmi a vedere su un determinato utente l'altro ieri
cosa si era detto, perché magari contemporaneamente ha aperto un caso al CRM. Piuttosto che in alto, vedete, anche nella logica del language learning, le parole utilizzate, quelle comprese, quelle non comprese, la statistica delle chat avvenuto, quindi il classico back-end, diciamo, quasi da Power BI statistico, che dà poi la comprensione dell'efficacia che sta avendo il chatbot in esercizio. Antonio, Francesco, vi leggo una domanda pervenuta da Tiziana, che chiede che tasso di abbandono avete riscontrato nell'uso del chatbot. Questo, Antonio, è proprio per voi. Vado io. Allora, se per tasso di abbandono intendiamo quanto i clienti abbandonano, fra virgolette, il canale fisico dell'operatore a favore di un chatbot digitale come questo, ripeto, if la domanda ha questa finalità, ad esempio prendiamo proprio il caso, questo era evidente, era il caso di una multi-utility, quindi una multi-utility energetica, e le funzionalità che avete visto sono funzionalità che in più di qualche, diciamo, su diversi clienti abbiamo implementato. Sicuramente possiamo dire che in alcuni di questi casi, nel caso multi-utility, con un chatbot esattamente come quello che avete visto, si è spostato nell'arco di un anno il 70% delle interlocuzioni che prima avvenivano in maniera fisica, chiamando al numero verde, tutte sul canale digitale, quindi sul chatbot. Cioè, di 100 conversazioni al giorno che avvenivano attraverso gli operatori fisici, 70 si sono spostati automaticamente qui, senza nemmeno tanta pubblicità al cliente. Leggo un ok, grazie, quindi probabilmente era quella la domanda e la risposta necessaria. Perfetto. E se ci sono altre domande dal pubblico, dai partecipanti, oppure Antonio, se vuoi, Antonio Giuliano, se vuoi aggiungere tu ancora qualche cosa. No, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, la cosa è questa sul tasso di abbandono, è una domanda veramente molto interessante. Volevo solo capire se, per esempio, nel caso di Pordenone, di applicazioni messe portate qui, nel caso in cui ci sia una domanda fatta in un'altra lingua, se questa lingua deve essere impostata, riconosciuta, e se le risposte possono essere date appunto in una lingua diversa dall'italiano. Sì, la piattaforma è ovviamente multilanguage, quindi possiamo adottare chiaramente la lingua preferita dall'utente, magari, perché no, anche riconoscerlo laddove fosse necessario, perché magari un'azienda è, supponiamo che ci sia un'azienda multinazionale che ha sede e opera con clienti in più aree geografiche, potenzialmente anche sulla base dell'indirizzo IP di provenienza dell'utente si può andare a fare in modo che la lingua si modifichi in automatico, o mettere nelle condizioni l'utente di scegliere la lingua che più preferisce, sia per quanto riguarda il vocale, l'interazione con il virtual assistant, che per quanto riguarda chiaramente l'interazione testuale. Perfetto. Qui per esempio in ambito ospedaliero, come a Napoli, sapete bene, c'è la base NATO, quindi vengono servite anche moltissime persone che chiaramente hanno la loro lingua madre, che è l'inglese, e quindi questo è uno dei problemi che per esempio una chatbot qui dovrebbe riuscire a risolvere. Sì, tra l'altro anche in maniera molto, la configurazione è veramente molto facile. Banalmente, se sono sul cellulare cambio la lingua del telefonino, in automatico inizio ad interloquire con l'operatore virtuale in inglese. Cioè, chiaro. Stiamo parlando di una configurazione abbastanza automatica. Perfetto. Ribadisco il fatto che quindi tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale vanno in autoapprendimento e quindi migliorano, se ho capito bene, migliorano giorno per giorno l'efficienza delle risposte, e quindi riducono sempre più la necessità di intervento umano, che comunque mi pare di capire, insomma, un presidio debba ovviamente esserci, soprattutto per applicazioni molto particolari. Insomma, no?
Sì, corretto Antonio. Di fatto sicuramente è importante il presidio chiaramente nel primo periodo d'uso, quindi immaginiamoci su un nuovo caso d'uso di un cliente che magari vuole assistere sul post vendita i propri clienti che hanno comprato, che ne so, i bulloni dalla propria azienda. Evidentemente si è implementato un nuovo caso d'uso di quel tipo, diventa importante mediamente nel primo mese avere il presidio. Il presidio, oltre che direi real time, in alcuni casi non necessariamente, perché può essere attivato da trigger durante la conversazione, ma il presidio poi della console di backend, cioè che si vada a guardare quanto il chatbot durante la giornata è stato efficace, dove non lo è stato, perché. La console di backend dà proprio a questa finalità, così da andare poi a facilitare l'operazione di training del chatbot. Ti dico in maniera molto, molto trasparente, quel 70% di conversazioni, nel caso ad esempio della multi-utility, spostato interamente sul canale digitale e quasi ormai non è più monitorato da un operatore fisico nel back-end. Perché non è più monitorato? Perché è chiaro che dopo il primo, secondo, terzo mese di language learning, insomma, riuscito, customizzato, ingegnerizzato bene, dà realmente la possibilità di un risparmio di effort importante. Immaginate un po' di P per Q, aziende che magari hanno 300 operatori fisici a rispondere, e di questi 300 risparmiarne il 70% iniziano ad essere costi. No, no, sicuramente, e ovviamente questo oltre al 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, ovviamente l'interesse maggiore per le aziende che potrebbero essere interessate, insomma. Esatto. Non avrei altre domande, o meglio, tantissime, ma credo che abbiamo sforato, però sarebbero approfondimenti fondamentalmente tecnici, non credo che interessino molto alla platea, però se volete io... In ogni caso, come avevo già anticipato prima dell'inizio della conversazione, chiaramente siamo a completa disposizione di Teddy e dei suoi associati per poter approfondire tematiche, magari anche personalizzare su determinate esigenze specifiche. Quindi l'obiettivo era dare una visione d'insieme in un tempo chiaramente limitato, e questo mi ha aiutato anche il mio bitrate veloce, però poi l'affiancamento con Antonio e con Giuseppe, diciamo, mi serviva per poter dare delle accelerate in profondità laddove ce ne fosse necessità. Sì, perfetto, hai detto benissimo Francesco, perché Teddy è a disposizione se dovessimo raccogliere delle curiosità o delle richieste nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e te le inoltriamo ben volentieri. E mi ricordo soprattutto che la registrazione dell'incontro di questa sera verrà pubblicata domani sul nostro canale YouTube, e le slide mostrate verranno inviate ai partecipanti e agli iscritti a questo seminario. E vi chiedo alcuni secondi di tempo per lasciarci il feedback, se lo chiedo ai partecipanti, al link che la collega Emanuela ha pubblicato poco fa in chat. E ci siamo dati un'ora di tempo come nelle altre volte, siamo stati puntuali anche questa sera, e vi ringrazio per la chiarezza, per la disponibilità e per aver approfondito nel miglior modo possibile, in un tempo così ristretto, un tema complesso come questo. Quindi abbiamo cominciato l'approfondimento e avremo sicuramente modo nelle prossime settimane e mesi di ritornarci, visto che sono temi molto, molto all'attenzione, molto, molto importanti e sicuramente di interesse per tutti, per le aziende del settore ICT, per provare a sviluppare soluzioni in questa direzione, per le aziende manifatturiere, per usufruire al meglio di quelle che sono le opportunità che il digitale offre. Francesco, perdona. Sì, Antonio, prego. Giusto, perché il bitrate è elevatissimo, Francesco, questa è proprio l'ultimissima domanda a cui riesci a rispondere in 27 secondi. Sì, va benissimo. La domanda te la faccio io, è rivolta da Alex, e dice: come vedete la complessità di un bot che interagisca con ERP e software di contorno eseguendo operazioni specifiche sulla base di determinate condizioni? Che è un po' la domanda dell'interazione con i software già all'interno dell'azienda, insomma. Guarda, anticipo poi se Antonio vuole aggiungere qualcosa. Sostanzialmente, ripeto, qua di complicato ci sta tanto rispetto, diciamo, a una visione sistemica.
ma laddove si riesce a lavorare benissimo nella logica, diciamo, di suddivisione in blocchi elementari e di integrazione su determinate aree, si riesce a fare tutto. Però è importante dall'inizio avere le idee chiare sul perimetro di adozione della soluzione e dell'integrazione poi con lo stesso IRP. Antonio, non so se tu Masi, assolutamente è fattibile, la domanda è interessante, la risposta è ovviamente dal nostro punto di vista fattibile. Pensa al caso d'uso che hai visto nella demo, lì c'era un'integrazione con il CRM, con l'IRP, col billing e con il Salesforce, cioè piattaforma digitale che il cliente utilizza per di fatto fare contratti ai propri clienti. Quindi direi che è il nostro obiettivo in qualche modo arrivare con un chatbot che possa mettersi nelle condizioni anche di integrarsi col sistema di backend, perché è chiaro che più si integra e più evidentemente riesce ad assolvere a problemi complessi e a dare efficacia al cliente. Bene, non ce ne sono altro, quindi lascio a Francesco ovviamente la chiusura. Hai fatto benissimo e ti ringrazio perché mi ero perso la domanda in chat, quindi buon moderatore e collaboratore sei subito intervenuto. Friulani, efficienza è friulana. Benissimo. A questo punto io vi ringrazio e devo dire che sono anche felice di poter accogliere Francesco Castagna, SMS Engineering, all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia. È un'opportunità in più che ci dà ed è uno stimolo in più per chi c'è già e per tutti gli altri per poter migliorare e crescere assieme nella stessa direzione. Questo è il compito e il ruolo che si dà di Tedi, e quindi quello di accompagnare assieme le aziende del settore ICT della Regione Friuli-Venezia Giulia. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio nuovamente per la partecipazione, per la disponibilità e ci vediamo al prossimo appuntamento con le soluzioni ICT. Grazie a voi, grazie per la disponibilità. Grazie a tutti.